Ragazzi, la macchina del tempo ha funzionato alla perfezione e come potete vedere ci troviamo nel lobby della Season 1. Adesso, per far funzionare la macchina del tempo al meglio, dovete essere iscritti al canale. Bene, ora che vi siete iscritti abbiamo tutto il necessario per poter partire. Ragazzi, non so quanti di voi si ricordano questo percorso fighissimo. A me, ragazzi, mi ricordo che appena scaricai Fortnite non riuscivo a farlo per niente. Adesso invece è una cagata da fare, nonostante la sensibilità sia sballata. Oddio, anche il personaggio ha delle gambe strane. Non so. E ovviamente ancora in beta questa macchina del tempo. Cavolo. Come potete vedere la sensibilità è diversa. Non possiamo avere un piccone, però alcune cose funzionano già, come le gomme e anche ovviamente il boost della battaglia. Eccola qui, ragazzi, la vecchia mappa, la vecchia Atena. Quanti ricordi che stanno salendo alla mente. Quelli erano acri anarchici, ragazzi. Da quanto tempo non ci vado? Questo è il bosco, posto terribile. Rifugio di pirata, quante partite in arena ci ho giocato. I container, Tomato Town. Mamma mia, ragazzi. Potete vedere anche che manca Pinnacoli, proprio perché questa qua è la mappa della Season 1 e Pinnacoli non era ancora stata aggiunta. C'era ancora quel vuoto lì. Ok, buttiamoci. I rumori sono un po' troppo alti, però non possiamo ovviamente cambiarli, perché in questo momento possiamo semplicemente scendere nella mappa, che è già tantissimo, ed esplorarla. Io adesso sto scendendo al lago del bottino e vi spiego subitissimo il perché scendo qui. Ecco, è un po' glitchato perché io ho messo l'ombrello nella lobby e invece qui ho un deltaplano, però fa niente, ragazzi. Allora, sto scendendo al lago del bottino perché il me di 3 anni fa, molto intelligente evidentemente, lesse lago del bottino. E allora avevo pensato, cavolo, se il lago del bottino ci devono essere per forza un sacco di armi. Poi quando scesi qui mi ritrovai con sì e no 2 armi, perché ero sceso dal tetto, aperto la cassa, scendevo tutto qua e avevo già scoperto il passaggio segreto che stava qua. Ecco qua, con un'altra cassa. E in più questo passaggio segreto, come ho detto prima. E alla fine ero rimasto con 2 armi e avevo detto, cavolo, se questo è il lago del bottino, non immagino le altre persone quanto stiano messe male. Ah, ragazzi, che ricordi. C'è ancora il glitch della Season 0 dove si poteva cercare dentro le cose, perché l'Epic, per fare il gioco in fretta e furia, aveva preso le cose di Salva il Mondo e le aveva messe direttamente dentro il Battle Royale. Adesso dobbiamo andare in safe. La mappa è un po' buggata, siamo già in safe, ragazzi, quindi possiamo prendere questa occasione per andare a Magazzino Muffito, ragazzi. Allora, si trovava tutto qua, dritto per dritto. Ed eccolo qui, ragazzi, in tutto il suo splendore, Magazzino Muffito, l'originale, rosso, grigio e blu. Quante volte scendevo qua perché vedevo tutti gli streamer famosi, oh, questi scendono a Magazzino Muffito, e poi non trovo un'arma nemmeno qui, perché ragazzi, non so davvero perché un sacco di gente scendeva qui, nonostante non ci fosse loot, però ci facevamo davvero delle belle kill. Direi che possiamo esplorare il magazzino rosso con la sua singola chest che non possiamo ancora aprire sfortunatamente, ma i ragazzi della macchina del tempo stanno lavorando per farlo. Vi lascio il link in descrizione del canale del creatore di questo progetto fantastico. Mi raccomando, ragazzi, se volete andare a dargli il suo supporto potete andare a iscrivervi al suo canale, anche se non credo che la mia pubblicità gli faccia tanto, essendo che ha il triplo dei miei iscritti. Però io lo sponsorizzo lo stesso perché il suo lavoro è fantastico, quasi fantastico come questo camion con i container, ragazzi. Quanto era bello lootare sto robo. Mamma mia. La cassa lì praticamente imprendibile per i nabetti della Season 0, perché ragazzi, costruire 2 scale era difficile. Lo so, probabilmente voi avete scaricato Fortnite in qualche season più avanzata e dite, io ci mettevo niente a costruire 2 scale. Per noi era tanto, ragazzi. Per noi era tanto costruire anche 2 scale. E non immaginate i tetti, ragazzi. I tetti non li usava nessuno. Ma adesso possiamo esplorare le vecchie fabbrichette, ragazzi. Boom. Le macchine, che mi mancano anche nel nuovo gioco. Chissà quanto le aggiungeranno. Una cassa di munizioni originale, che figa. Non mi dire che mi sono bloccato qua dentro. Ok, per fortuna non è successo. Ok, siamo entrati anche qua. Mamma mia, questo posto. Altri ricordi che passano alla mente, ragazzi. Tanta roba, però basta rivisitare questi posti senza nome e dire che possiamo andare a esplorare un altro posto, che sì, ragazzi, è nella mappa odierna, però vederlo in questa posizione è sempre fighissima, ragazzi. Mamma mia, se usciva dal magazzino si andava o a corso o verso Pinnacoli, però Pinnacoli, come già detto, non è ancora stato aggiunto
in season 0 e boom ragazzi, torna a Corso Commercio l'originale, con i vecchi modelli, i vecchi alberi, le vecchie mappe e tanta roba. Andiamo a esplorarle e poi ti dico. Possiamo anche andare a esplorare qualche altra città di qui sotto. Allora, qui c'era Prodo, poi qui cosa c'era ragazzi? Landeletali, che posto ragazzi, devo andare assolutamente a vederlo. Io adesso mi faccio un giro qua molto veloce per Corso Commercio, la cesta è lì. Però comunque ragazzi, alla fine Corso Commercio lo abbiamo già, come già detto, nella mappa originale. Mio Dio, c'è un carrello, possiamo guidarlo? Che bello quando aggiungono i carrelli, perché tutti quanti chiedevano le macchine, i veicoli. Ed è Epic per trollare, perché all'epoca sapeva fare i troll anche per bene. Mise i carrelli e fu un'idea geniale anche quella. Alla fine scocciarono dopo tipo 2 settimane, però fu comunque un'idea geniale. Geniale come tutte le idee che ebbero nel capitolo 1. Non tutto il capitolo 1, però ne ebbero davvero di belle idee. Tutte le prime season, la season 8, tanta roba. I brutti devo dire hanno concluso il capitolo 1 un po' amaramente. No ragazzi, no, ragazzi, no. Che ce ne frega di lande letali quanto abbiamo la prigione, ragazzi. Che figa la prigione, mamma mia. Devo andare assolutamente a esplorarla. Ed eccola qua in tutto il suo splendore, ragazzi. La prigione e la tempesta vecchia. Lo so, alcuni di voi se la ricorderanno così, fighissima, ragazzi. I vecchi rumori. Proviamo ad entrare a prendere un po' di danno. Grazie. Anche il rumore della tempesta che ti fa danno è comunque fighissimo. Non possiamo esplorare un po' meglio la prigione, perché se muoio dalla tempesta devo riavere tutto il gioco e ci vuole un po' di tempo. Quindi preferisco continuare a esplorare un po' di roba e andare, come già detto prima, a lande letali. Ma non dimenticandoci questo posto qua, ragazzi. Quanto mattone si fermava qui e poi nel posto qui vicino, lande letali. E ragazzi, i ricordi qui non sono solamente ricordi OG, ma sono anche ricordi di season più nuove, visto che questo spot era perfetto per l'arena, perché come ho detto prima c'era un sacco di mattone, tenevi un bel po' di agrand rispetto agli avversari e potevi cecchinare in abbozzi all'ande letali, ragazzi. Lande letali senza il grano nuovo. Qui non si poteva nascondere come le pussi, qui si fightava col double pump, ragazzi. Tanta roba. Che bello questo rumore, c'è un sacco. Si scendeva tutta la squad alla casa, ragazzi, e si fightava. Mi ha fatto cacare in mano, ragazzi, il rumore di sta cosa. Pensavo fosse un player. Ho detto, oh no, non ho le armi. Oddio, che figo. La vecchia strada. Tanta roba. Oh, lì sopra, ragazzi. Lì sopra. Un altro posto di camping perfetto. Al momento non c'è ancora la casa, perché mi sembra che Season 0 non è ancora stata aggiunta. Quella cesta è lì. Alcune volte mi ricordo che bestemmiamo per prenderla, perché come ho detto prima le scale erano difficili da costruire. Voi probabilmente mi state sfottendo, sto un abbozzo, non sapevo nemmeno costruire le scale. Invece no ragazzi, tornate dietro nel tempo e provate a costruire 2 scale, è molto difficile. Questa casa qua, quante trappole si mettevano qui. Era uno spot così ovvio, ma noi ritardati in season 0, boom, trappola in faccia. Ritorno nella lobby, avvia un'altra partita, perché questo gioco è fighissimo. E ragazzi, stiamo per passare da un altro posto che molti di voi, anzi tutti di voi conosceranno, visto che è nella mappa odierna come Corso Commercio, e avete già capito di cosa sto parlando, ed è proprio lui, l'unico, è irremovibile, Borgo Bislacco, ragazzi. Andiamo subito a esplorarlo. No! Borgo! Volevo esplorare la vecchia Borgo, ragazzi, mi ha preso la tempesta. Porchi, quanto va veloce. Dai, non voglio morire, ragazzi, non voglio morire nella mia prima partita su Fortnite Season 0. Ed eccoci qua ragazzi, questa montagna, quante cecchinate epiche. Invece lì quante rissa squadre sono finite. Questa cosa molto probabilmente la maggior parte di voi se la ricordano, perché rissa squadra è stata fino alla fine del capitolo 1, e quindi tutte le rissa squadre si chiudevano rigorosamente al centro della mappa, ovvero lì. Adesso non so quanti altri posti possiamo esplorare, visto che Condotti Confusi non ci sta qua, Pinnacoli non c'è nemmeno, Boschetto sta ancora qua, Laboratorio della Latrina, ragazzi, dobbiamo assolutamente avviare un'altra partita e scendere al Laboratorio della Latrina, perché c'è una storia da raccontarvi che molto probabilmente vi farà pensare, ma sto qua, ma quanto mi è tardato. Ragazzi, l'avete sentito quel rumore, il vecchio rumore degli airdrop, stanno scendendo ragazzi, sono proprio loro. Queste farfalle, quante volte le abbiamo scambiate per player, le farfalle nei cespugli. E direi ragazzi, prima di andare in una prossima partita, possiamo andare a salutare
la nostra cascata preferita. Mamma mia ragazzi, quante volte si usciva da Pinnacoli, si passava per questa cascata e molto probabilmente venivate cerchiate dalle persone che stavano con molta più vita di voi, che eravate appena usciti dal posto migliore della mappa, con tante armi, sì, ma completamente niente di vita, visto che avete appena fightato 30 persone. E i muratori molto probabilmente mi hanno rovinato un po' il discorso, non so se avete sentito quel arrogante dei muratori. Ok, facciamoci una doccia, oh, figo, nella vecchia cascata, e direi che possiamo vederci in una prossima partita. E ragazzi, eccoci qui, laboratorio della latrina, che posto figo. Ci scendiamo sempre in coppia, io e Nickcraft. Forse alcuni di voi non conosceranno Nickcraft, perché magari siete nuovi del canale. Oh mio Dio, cos'era? Ah, la tempesta che stava restringendo, mi ero già cagato in mano. Ragazzi, qua la tempesta non si chiudeva mai. Quella cassa, obbligatoria mia, Nickcraft me la lasciava sempre. Queste icone dentro le tazze del cesso dell'impiegato del mese. Tutto molto figo. Ma se dobbiamo andare in safe, andando in safe vi racconterò quella storia molto stupida che avevo detto che dovevo raccontare appena scesi qui. Bene, allora, come alcuni di voi si ricorderanno, qui non c'era assolutamente niente. Io e Nickcraft dovevamo andare in safe. Quindi, al genio del male di Nickcraft viene un'idea. Perché non usiamo i materiali e tagliamo in diagonale così? Andremo molto più veloci facendo così invece che fare tutto il giro qua. E ero tipo, Nickcraft, tu sei un genio. E quindi abbiamo iniziato a costruire. Peccato però poi che eravamo arrivati nemmeno a quell'albero e avevamo finito i materiali. Non so come avevamo fatto a farmare così poco. E insomma, disperatamente proviamo a picconare quell'albero. Mentre lo picconiamo, cadiamo giù e moriamo miseramente. Ma non ci è fregato assolutamente nulla di perdere la partita, perché all'epoca Fortnite era semplicemente vincere era un qualcosa di così difficile, di così complicato che tu non ci pensavi nemmeno. Scendevi nella mappa, facevi quelle tue due kill fatte a caso e ti divertivi lo stesso. Anche se devo essere sincero, mi sto divertendo per esempio in questo gioco anche senza fare niente. Sto parlando di robe mentre cammino in questa mappa. Ha questa atmosfera così, così Fortnite, questa mappa vecchia, che il nuovo Fortnite non lo ha. Boh, non so cosa sia che lo renda così speciale. Sarà la grafica un po' più stupida. Sarà il fatto che comunque non mi sta sparando nessuno, quindi non devo crankare o tryhardare troppo. Forse ragazzi il fatto che adesso è così facile crankare sul Fortnite, il turbo build, perché qua all'epoca, come ho detto prima ragazzi, due scale, era difficile costruirle. Forse lo rendeva ancora meglio. Però ragazzi adesso basta parlare di robe senza senso, del perché Fortnite sia bello prima e adesso non lo è più. Godiamoci il Durbunker in tutta la sua figaggine e boschetto bisunto, che ragazzi quanto sformato in season 10 che l'hanno messo con quel ballo idiota e mi hanno messo il taco invece del Durbunker, che ragazzi il taco tanta roba è comunque un figlio della madonna, però il Durbunker ragazzi è effettivamente più figo. Le pompe di benzina quando ancora non esplodevano, anche se il fatto che esplodano adesso è comunque un aggiornamento carino, una delle poche cose buone che hanno fatto nel capitolo 2. Ragazzi entriamo qua. Ah, non funzionano gli ombrelli, che palle. Possiamo ovviamente mangiare. Gnammi, gnammi. Cosa possiamo fare qua? Allora, possiamo attivare la cassa. Give me your money. Oddio ragazzi, qua è dove stava il campetto da calcio, la cosa sportiva, quel campo, la piscina e tutte le altre robe. Che figo, invece sono semplicemente due case messe a caso. E ragazzi, lì a destra c'era Pinnacoli, ma ormai ve l'ho ripetuto tipo 300 volte, vi sarete pure scocciati di... sì, abbiamo capito, parlare che stava Pinnacoli là. Vabbè, adesso andiamo a esplorare Parco Pacifico, ragazzi. C'era effettivamente Parco Pacifico qui davanti, prima di poter andare ad Acri Anarchici e al boschetto. E ragazzi, anche Parco Pacifico, nonostante si trovi nella nuova mappa, comunque dà quel senso di nostalgia. Quante volte mi sono nascosto in questo cabinato qua dove non passava nessuno, vedi comunque... più o meno al sicuro. La cesta al centro, non la prendete perché vi laserano da tutte le parti. Anche se ragazzi, essere laserati in questa season era davvero, davvero difficile. Solamente Tifu sapeva usare il vampa fucile e robe varie. Le macchinette quando ancora vendevano Coca-Cola e non armi. Anche le macchinette, un'altra fantastica aggiunta. Non so perché non le mettano in questo nuovo capitolo, anche se ci sono i modelli 3D. Una Pepsi, grazie. Dicevo, non so perché non le mettono in questo nuovo capitolo, anche se ci sono le macchinette, la moneta replay, però non le attivano. Il Epic, ragazzi, non la capisco. Ho appena preso una caduta cadendo da qua, ragazzi. Il danno da caduta era completamente rotto prima.
facevi due passi un po' troppo forti e prendevi danno. Mamma mia, incredibile. Vediamo se lo prendo anche qua. No, per fortuna no. E abbiamo raggiunto anche acri anarchici, ragazzi. Tanta roba. È praticamente uguale all'angelo letale, solamente messo un po' diverso le cose. Però questa casa, mi ricorda la clip di Ciccio Gamer, dove si prende la trappola e poi si butta sul letto. Cerco di trovarla e di mettervela. Se partirà da 3, 2, 1. Porco di... Ecco, se avete appena visto la clip, sono sicuro che vi sarete scattati dalle risate, perché è stato bellissimo. Ciccio entra qua, boom, si butta sul letto. Se non l'avete vista, e vabbè, fa niente, ragazzi. Chi l'ha vista si sarà ricordato e si sarà messo a ridere lo stesso. Adesso però dobbiamo ancora esplorare qualcos'altro. Ragazzi, lo vedete come sorride? Me ne ero dimenticato. Avevo detto andiamo a esplorare anche gli anarchici e il bosco e poi ci possiamo salutare. Ma come ho fatto a dimenticarmi del pomodoro più figo della mappa, ragazzi? Come sorride, come gira bene, ragazzi. Mamma mia, quante kill qua. Mi sembra che c'è una missione da fare con la revolver qui, non mi ricordo. Insomma, ci bestemmiai un sacco per fare quella roba. Qua scendevo anche in singolo un bel po' di volte. Quanti porconi sono caduti quando iniziai a provare a vincere. E fallivo ogni volta, miseramente. Entriamo nel nostro ristorante preferito. Ah, la cassa qui, ragazzi. Quante bestemmie per passare di qui. No, grazie. Boh. Anche dopo 3 anni sbaglio ancora a entrare. Beh, gli uffici qua. Oddio, i vecchi rumori. Si può uscire di qua? Ah, no, è vero, c'era il cancelletto qua, ragazzi. Il corridoio che poi divenne pieno di lava in season 8. L'altro ponte qui. E ragazzi, da questo ponte, dopo essere passati di lì sotto, si va nel bosco più figo della mappa. E quante... ho detto due volte più figo della mappa per due città uguali. Cavolo, Callari, sei poco originale. Ah, quando la safe si chiudeva a bosco, ragazzi, altri porconi cadevano. Perché qui, ragazzi, non so chi di voi si ricorda, ma costruire qui era un incubo. Già era un incubo costruire le prime season. Però poi verso la season 3-4, quando qualcuno sapeva già costruire, e se ti fermava qua la tempesta, ragazzi, era morto. Perché due scale e ti bloccavi dentro gli alberi. Però era comunque divertente giocare nel bosco, spaccare questi alberi, ti frullavi subito di legno. Tanta roba. Mi ricordo una cosa, che alcuni player si erano lamentati, che appunto la safe chiudeva qua. E l'Epic disse, sì sì, non la facciamo più chiudere qua. E invece continuiamo a chiudersi qui, come ci potete vedere da questa... da questa partita si è chiusa un'altra volta al bosco. Allora, ragazzi, senza che torno in lobby e riavvio il gioco, perché come ho detto prima ci metto un sacco di tempo, l'altro la faccio da qui. Ragazzi, se volete altri video sulla macchina del tempo, magari la prossima volta andiamo a esplorare qualche season diversa dalla 0, magari la season 4, ragazzi, o la season 8, ditemelo nei commenti. Se sono nuovo, mi raccomando, iscriviti al canale, anche se la macchina del tempo è partita, quindi sei iscritto per forza. Quindi se ti va, lascia un bel like, commenta, condividi il video con i tuoi amici per farli riscoprire questa mappa fighissima. E come ultima cosa, ma non meno importante, ti ricordo che puoi supportarmi nel negozio oggetti usando il codice KDM_celeste05. Se comprare qualcosa con il mio codice e mandare la foto su Instagram, ti riposterò nelle mie storie. Detto questo, ragazzi, noi ci possiamo vedere in un prossimo video, mentre fallisco ad aprire questo airdrop.